Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Oggi ci troviamo nella splendida cittadina di Susa, in Valle di Susa per l'appunto, sotto l'Arco di Augusto, e andremo a visitare l'Arena Romana. Venite con noi! Troviamo i resti dell'acquedotto. Vedete questo grande costrutto in pietra era l'acquedotto, quindi vediamo i due archi e poi quello che ne rimane, perché c'è solo più un pezzettino, vedete, manca la parte iniziale e finale, c'è solo questo. Comunque era il vecchio acquedotto romano e, come dice il cartello qua, risale al 375-378 d.C. Faccio vedere, abbiamo oltrepassato l'acquedotto e è fantastico, perché se guardiamo attraverso gli archi sembra che fa da cornice alle montagne della Val di Susa. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché anch'io come voi sono curioso di vedere com'è questa arena romana.
è bella da vedere perché ci sono tante cose risalenti al tempo dei Romani, oltre all'anfiteatro. Recentemente mi sembra che hanno anche scoperto delle vecchie mura. Allora, la via che abbiamo percorso fino qui per arrivare, poi per andare all'anfiteatro romano, vedete, è una via francigena. Non siamo nemmeno ancora arrivati all'arena romana, però è bellissimo. È già tutto questo pezzo è fantastico. Un salto nel passato, potrei quasi dire centurioni per un giorno, in via scherzosa. Ed ecco che siamo quasi arrivati, ragazzi, pochi passi e siamo già davanti all'entrata, vedete, c'è il cartello con scritto Anfiteatro Romano. Ladies and gentlemen, signore e signori, ed eccoci, arrivati, eccoci all'Arena Romana. Qui vediamo come tutto attorno a questa arena ci sono le gradinate dove la gente si sedeva per poter vedere i combattimenti. Adesso percorriamo queste gradinate così da poter rivivere quello che vedevano gli spettatori un tempo, il loro punto di vista. L'anfiteatro di Susa, o antica arena romana, sorge poco fuori dal centro abitato. Qui si svolgevano i combattimenti fra gladiatori e le scene di caccia chiamate Venationes. Detto comunemente Arena Romana, risale al II-III secolo d.C. Sorge dietro l'acropoli di Susa, in una conca naturale ben riparata dai venti. Gli storici dicono che venne abbandonato fin dal V secolo. Poi lentamente, nel corso dei secoli, le alluvioni del torrente vicino lo hanno sepolto sotto 6 metri di terriccio. Solo tra il 1956 e il 1961 l'anfiteatro è stato riscoperto, riportato alla luce e anche ricostruito, perché i blocchi di pietra delle gradinate erano stati dispersi dalle alluvioni. Adesso proviamo a scendere all'interno per provare le emozioni che provavano i gladiatori un tempo. Diciamo che sono curioso di vedere anche lì il punto di vista interno, dall'interno verso l'esterno. E anche lì dipende, l'emozione o la paura che provavano. Ci siamo. Stiamo per fare un bagno di storia. L'arena romana ha una forma ad elisse di 45 x 37 metri ed è l'anfiteatro più piccolo di età romana presente in Italia. L'arena è circondata dal podium, un recinto in muratura che doveva sostenere le gradinate. Sembra fossero solo tre. Al suo interno è scavato uno stretto cunicolo che mette in comunicazione quattro camere.
i carceres, dove si trovavano i gladiatori e le belve prima degli spettatori. Incredibile. Venite, venite, andiamo a ficcanasare negli ingressi da dove uscivano gladiatori, leoni e quant'altro. Sotto le gradinate si può vedere anche una stanza adibita a stalla per gli animali. Le autorità, in genere, stavano su tribune erette apposta all'estremità dell'asse minore. Ci pensate come cosa voleva dire una volta stare qua dentro, aspettare il momento di combattere? Pensate che ansia, cioè mi viene a me l'ansia che adesso, cioè, sono in un altro tempo praticamente. A nord-est dell'anfiteatro si trovano i resti di un piccolo edificio circolare, forse lo spogliarium, dove venivano ricoverati i gladiatori feriti o uccisi. Al Museo Civico di Susa sono conservate alcune decorazioni in bronzo che ornavano l'anfiteatro. Allora ragazzi, anche per oggi è tutto da questa splendida arena romana, per noi sicuramente pollice in su, vi diamo appuntamento al prossimo video, vi facciamo presente che abbiamo aperto la pagina Facebook e Instagram, se il video vi è piaciuto come sempre condividete, commentate, iscrivetevi, così ci aiuterete a crescere, un mega saluto da Fabri, Lisa e il piccolo Ralph, al prossimo video, ciao ragazzi, ciao 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 ciao.